Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto a una nuova puntata, abbiamo ospite pianista, tastierista, compositore Gabriels. A questo punto la prima domanda più spontanea, noi artisticamente ti conosciamo, ti abbiamo già visto e conosciamo il tuo lavoro e non siamo di parte, quindi ci è piaciuto. Però se dovessi descrivere oggi a chi ti ascolta, soprattutto chi è oggi Gabriels? Ma naturalmente posso dire che oggi sono il risultato di tutti i miei studi e di tutto quello che naturalmente ho ascoltato. Io vengo dalla musica classica, sono diplomato in pianoforte e in tecnologie musicali. Quindi ho anche uno studio di registrazione e i miei dischi, insomma, li mixo io e faccio tutto io. Oggi, appunto, posso dire di essere tutto quello che ho studiato, tutto quello che ho ascoltato. Quindi, naturalmente, parliamo di anni 80 e 90, principalmente. A questo punto parliamo dell'ultimo lavoro. Vogliamo ricordare intanto prima cosa il titolo e soprattutto adesso come nasce questo disco, come si sviluppa, come e poi sei riuscita ad arrivare a questa versione finale. Allora, intanto diciamo che l'idea mi è partita verso il 2008, mentre ero in conservatorio, parlavamo col mio maestro di colonne sonore e quindi parlavamo appunto di film e allora si è citato naturalmente il Dracula del 92 e quindi insomma analizzavamo sia il film sia la colonna sonora del Dracula e da lì insomma mi è Vabbè, venuta ma l'ispirazione certo. di farne un disco, una rock cover. E come sono nati i brani? Da cosa hai tratto ispirazione? Abbiamo capito che comunque c'è Dracula di mezzo, quindi, però nella sua realizzazione, da cosa hai tratto ispirazione? Poi, come alla fine, poi inizialmente dall'idea iniziale. Si è sviluppato poi alla fine tutto il progetto. Sì, allora, diciamo che la sceneggiatura che ho usato io è ispirata sia al film che anche a dei giochi su Dracula che sono usciti verso i primi anni del 2000 e questo invece te li posso far vedere perché ce li ho qui, che sono questi. Ok? E naturalmente erano per PC e diciamo che molte delle scene sono ispirate da questi giochi e poi anche dal film del 92. Sappiamo che dopo è uscito anche un Dracula di Dario Argento che ho visto mi è piaciuto anche molto, però naturalmente ero più affezionato a quello del 92 e allora mi sono dedicato di più a quello. E quindi è una rock opera a tutti gli effetti, nel senso che le canzoni non sono altro che scene e il cantato è recitar cantando. E quindi naturalmente una canzone può essere un dialogo tra, per esempio, Dracula e Mina, come An Impossible Love, che vediamo loro due mentre sono nel castello insieme e parlano del loro amore impossibile. Ok? Poi, che dire?
Per quanto riguarda le canzoni, musicalmente parlando, invece, ecco perché potrebbe sembrare un mix di tanti generi, perché ci sono canzoni che io ho scritto tantissimi anni fa. Quindi in questo disco ci sono sia canzoni che ho scritto tantissimi anni fa, sia canzoni che ho scritto adesso. Allora, succede che c'è il vecchio me e il nuovo me, ok? Insieme. E questo, insomma, fa sì che naturalmente l'io degli anni 90 non è adesso negli anni, ormai siamo negli anni 20 del 2000. E abbiamo detto appunto, come hai detto, nell'opera, perché era un'opera alla fine, c'è tanti generi dove il rock si miscela, si fonde con la classica da trasformare, ovviamente, citando alcuni stili, noi abbiamo avuto sensazione di sentire un metalot. Ma anche gli Scorpion, anche i Magnum, cioè quel genere di rock che in realtà poi si fonde con quelle sonorità, con l'utilizzo della tastiera e tante altre cose. O ci siamo sbagliati in questo caso? No, no, non vi siete sbagliati. A parte che io, naturalmente, essendo tastierista, diciamo che prediligo utilizzare anche dei riff più tastieristici piuttosto che chitarristici. Quindi, naturalmente, c'è anche questo che crea quella sensazione e l'uso smodato appunto delle tastiere. Tu hai parlato di riff, a volte ti è capitato in questo caso, in questi brani, che sei partito con un riff che ti è venuto in mente e da lì poi hai girato tutta la canzone, che poi il testo, chiaramente poi tu hai detto, sono conversazioni, sono piccoli dialoghi, un piccolo racconto, però questo riff che forse ti è venuto in mente e ti è balenato in mente che alla fine poi ha dato vita alla canzone. Sì, certo. Naturalmente, prima nasce la musica e poi da quella io cerco di identificare quelle che possono andare bene per un determinato tipo di scena e quella che può andare bene per un altro tipo di scena. Dentro a questo disco abbiamo detto che ci sono la collaborazione di tanti artisti, tanti collaboratori, perché chiaramente quando riuscire a collaborare, cioè sarebbe dando il fatto che inserire delle spartiture di chitarra è stato più semplice utilizzando solo il piano, oppure i consigli che ha donato anche chi ha collaborato con te ti ha permesso di poi arrivare a un risultato migliore dell'opera. Sì, naturalmente sì, nel senso che io ho dato carta bianca, o almeno ho dato delle direttive generali ai musicisti, e quindi poi però ho detto di arricchire come ben volevano loro, quindi c'è, diciamo, questo connubio. Gli arrangiamenti base sono i miei, però poi i musicisti hanno messo anche il loro. Quindi questo sicuramente ha giovato molto al disco. C'è qualche artista in cui nel tempo ti sei accorto che ti ha fatto crescere artisticamente ascoltandolo, comunque seguendo un pochettino quella linea, e ti sei accorto nel tempo che poi hai seguito un pochettino quella linea che ti viene in mente? Guarda, sicuramente l'artista principale, che ormai tutti sanno, è Yngwie Malmsteen. È praticamente stato il mio idolo,
e quindi l'ho seguito sin dal primo disco, e quindi sicuramente da lui ho preso molta ispirazione, sì. Suonare dal vivo musica classica e in questo caso invece diversa musica, qual è la sensazione che si prova? Perché nella musica classica tu davanti hai un pubblico nella quarta platea che è in religioso silenzio perché ascolta, vive quel silenzio, poi che parla perché è emozionante, quindi però viverlo con musica diversa dalla classica, dove il pubblico si emoziona ancora di più, quell'energia che ti trasmette sul palco, che a volte poi il pubblico non lo vede perché ci sono le luci, c'è il distacco un pochettino del palco, però senti quell'energia che ti rimanda. Tu quale sensazione provi? Guarda, hai detto bene perché sinceramente mi piacciono naturalmente tutte e due le categorie, però preferisco quest'ultima sia per l'adrenalina che può sprigionare, sia suonare che avere un pubblico che magari è sicuramente più partecipe di quelli della musica classica. E invece l'emozione che si prova quando tu scendi al palco e poi ti incontri delle persone che ti pongono domande, chiaramente molto spesso sono tecniche, ma ti mettono in difficoltà più le domande dei ragazzi, dei bambini, oppure di quel giovane, delle persone un po' più mature, dove forse pensano un pochettino più il fatto dello strumento, e invece i ragazzi forse puntano un po' sull'emozionale. Guarda, questo devo dire che mi mettono più in difficoltà le domande dei bambini, perché loro non hanno ancora giustamente l'esperienza per capire e quindi a volte spiazzano. Adesso in questo momento non mi viene nessun aneddoto, però se ci penso qualcuno te lo potrei anche raccontare. E invece poi girare con tanti artisti è facile, soprattutto la musica indipendente, perché parliamo sempre di musica indipendente. Quanto è importante adesso, soprattutto adesso dove le major comunque tendono a promuovere i soliti classici artisti, bisogna far conoscere, perché la musica non è morta, è viva, anzi, soprattutto i giovani. E ci sono tanti giovani, però perché si ha difficoltà nel sviluppare e portare avanti tanti giovani, ma si va avanti con i talent soltanto? Hai detto bene, purtroppo siamo in un'era in cui c'è praticamente lo scoppio, il Big Bang dei talent che ormai stanno spopolando. Quindi il canale stanno diventando solo quelli. E quindi per noi è per naturalmente le etichette indipendenti è diventato un pochino più difficile. Il discorso qui è veramente molto complesso. Sono cambiate tante cose negli anni, dagli anni 2000, da quando è nato internet, da quando è nato il digitale, da quando è nato lo streaming, eccetera. Davvero potremmo parlarne parecchio. Ma avere la forma fisica del materiale è più interessante? Oppure adesso col fatto che le canzoni sono veloci, si consumano così velocemente? Una volta c'era la famosa Evergreen, canzoni che iniziavano a dicembre e finivano a dicembre l'anno successivo perché si ascoltavano. Adesso col digitale, canzoni che durano 2 o 3 settimane, se poi sei un po' più fortunato anche 4 settimane. Sì, è vero. Purtroppo non solo succede questo,
sono diventati un po' come, non lo so, i cellulari, sono usa e getta. Una canzone, è difficile che una canzone degli anni 2000 resti come evergreen, come quelle che abbiamo avuto negli anni 80 e 90. Infatti, molti che hanno recensito il mio album ci hanno visto molto degli anni 80 nella mia musica. Io sono d'accordo perché mi ci vedo e sicuramente sono strafatto da quella musica con cui ci sono cresciuto. Quindi credo che effettivamente siamo in un'era in cui la musica è diventata usa e getta. C'è qualche aneddoto particolare che ricordi nella realizzazione di questo disco che ti ha fatto piacere e ti porti dietro? Sicuramente quando Leandro Cacoilo mi ha chiamato per interpretare Dracula, perché io a lui lo conobbi quando cantava negli Eterna, negli anni 90, ed è stato molto bello essere chiamato da lui. Non l'ho chiamato io, mi ha chiamato lui, quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere. E come mai? Allora, la copertina abbiamo capito che un pochettino sullo sfondo l'idea è il fatto di Dracula. Come nasce questa copertina? Chi l'ha realizzata? Come si è sviluppata? Allora, l'ha sviluppata il grafico Nello dell'Omo, che ormai è molto famoso nel nostro giro rock e metal. E niente, semplicemente io gli ho spiegato cosa volevo nella copertina e lui l'ha realizzata. Ecco, quindi diciamo gli ho dato io delle direttive e lui poi ha sfoderato insomma tutto il suo La talento. tastiera a spalla come utilizzava negli anni '80 il Sandy Martin, utilizzava questa copertina, cioè quella tastiera. Comunque sì, quella è una K-Tar, è una tastiera molto usata appunto già dagli anni 80. Io però la presi negli anni 90 e insomma tuttora nel metal parecchi tastieristi la usiamo. Con i tuoi tipi di concerti, quanto è importante, può essere importante l'utilizzo del video, luci, cioè trasformare un concerto in uno spettacolo a 360 gradi? È molto molto importante. Io non so se tu hai mai visto per esempio un concerto dei Trans-Siberian Orchestra. Li conosci? Ecco, Sì. nei loro live c'è molta di questa cosa. O anche non andiamo lontano, gli Iron Maiden. Nei live c'è parecchia scenografia, parecchie luci, insomma c'è davvero parecchie migliaia di euro spese per fare un live. E naturalmente loro se lo possono permettere ed è davvero una marcia in più. Se potessi salire su un palco e suonare con un artista, ma non oggi, anche nel tempo, potessi risalire su quel palco, con quale artista ti piacerebbe salire, se è possibile, sognare di salire? Beh, sognare sicuramente con il mio idolo che è Yngwie Malmsteen, però naturalmente magari negli anni 80, negli anni 90, adesso è un po' diventato, la sua musica è un po' è cambiata, insomma, naturalmente mi sono più legato a Yngwie Malmsteen degli anni 80 e 90.
Allora, intanto noi ringraziandoti per averci raccontato questo disco che abbiamo ascoltato, ci è piaciuto, è veramente molto bello. E, a questo punto ci mancano soltanto i saluti finali. Va bene, io non posso far altro che dire che ringraziare tutti quelli che hanno comprato il disco fisico. Non posso dire che grazie, perché purtroppo noi artisti, diciamo, tra virgolette, indipendenti, con etichette indipendenti, così solo noi possiamo andare avanti e regalarvi la nostra musica, perché vi assicuro che è tutto sulle nostre spalle. Le etichette di questa era, di questo periodo, non sono più le etichette di una volta che pagavano tutto loro e ti pagavano anche. Invece adesso praticamente paghiamo. La maggior parte delle cose le paghiamo noi artisti e loro sicuramente non ci pagano. Quindi tutto il nostro ricavato è soltanto le vendite. Quindi grazie a chi ci supporta e quindi quello che vi voglio dire è comprate, 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 non scaricate pirata e se scaricate pirata solo per ascoltarlo in anteprima, perché magari, sai, una volta si comprava a scatola chiusa e poteva anche non piacerti. Quindi, magari sotto questo punto di vista, loro possono ascoltarlo prima e quindi poi comprare con la cosa di dire: ok, mi piace, l'ho già ascoltato, mi piace, lo compro. Ok? E quindi solo questo. Ricordiamo tutti i tuoi indirizzi social e dove poter comprare questo disco. Allora, sicuramente si può comprare in tutti gli store digitali, da Amazon, da Apple, naturalmente anche in tutti i siti di streaming, Spotify, Deezer, eccetera. Naturalmente anche Bandcamp, dove è quello molto più economico e sbrigativo degli altri. E poi il mio sito www.gabriels.it e naturalmente tutti la mia pagina Facebook che è Gabriels Official, insomma il mio canale YouTube che è The Gabriels, e direi basta. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.